Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Abbiamo inserito Maria nella relazione con le tre persone della Santissima Trinità. Abbiamo considerato il rispetto al Padre come la figlia e la creatura più bella e ora forse il titolo più bello. Lei è soprattutto madre, in riferimento a Gesù, il Verbo, diventato figlio nel grembo di questa madre e quindi prendendo la nostra natura umana da Maria Santissima. Madre è il titolo più bello, è il titolo più importante che riferiamo a Maria, è il titolo più dolce, è il titolo con cui noi la invochiamo continuamente. Anzi, possiamo proprio dire che tutto le è stato dato in vista di diventare la madre del Salvatore. L'Immacolata Concezione, con le parole dell'angelo, le profezie, tutto le è stato dato perché lei potesse essere colei che ci generava il Salvatore. Questo titolo poi è stato definito in modo dogmatico nel Concilio di Efeso nel 431, perché si venisse a credere che il Cristo era una persona sola, vero uomo e vero Dio, e lei che ci ha dato nella generazione umana il Cristo può essere giustamente e dogmaticamente chiamata la madre di Dio. Mi ricordo che Michel Quast ha scritto una preghiera bellissima, commovente: sono l'unico che ha potuto scegliersi la madre. Sono le parole di Gesù, messe in bocca a Gesù. L'ho voluta, la più bella, la più santa, perché l'ho scelta per me. Ecco, Maria è la vera madre del Cristo, che è il vero Dio e il vero uomo. E che lei è madre nostra ce l'ha data Gesù nel momento culminante della sua passione, morte e risurrezione, proprio dalla croce. In Giovanni eravamo presenti tutti quando le è stata consegnata Maria. Ecco tua madre, e a Maria, ecco il tuo figlio. Da quel momento Maria ha preso sul serio il suo ruolo di madre per ognuno di noi battezzati e discepoli. E lo fa anche se noi siamo distratti, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Maria è veramente accanto a noi sempre. Possiamo dire che ogni cosa che nella nostra vita ci incarna il Cristo ce lo partorisce Maria, in modo materno. Ogni grazia che riceviamo, ogni esperienza di Dio, ogni incontro cristologico, cioè in cui noi sentiamo che il Signore è con noi, è vicino, lo otteniamo per l'opera materna di Maria. Ce lo partorisce continuamente lei. Mi viene in mente, per concludere, la frase che Maria di Guadalupe, apparendo a Juan Diego, le dice: ma non ci sono forse sempre io con te? E poi conclude: che ho l'onore di essere tua madre. Maria è veramente la madre di ognuno di noi. La invochiamo con l'inizio della seconda parte dell'Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per tutti noi che siamo peccatori ma figli tuoi.